La scelta del codice di Barlaam e Josaphat della Biblioteca Braidense ha diverse motivazioni. La prima, un codice splendido, con una storia indimenticabile, una storia contenitore in cui tante altre storie sono state riversate da tante culture differenti. La seconda, un omaggio a uno degli uomini che stimo di più tra quelli che ho conosciuto, il dottor Carlo Bertelli, che è stato sovrintendente a Brera quando io, ragazzina, esordivo come guida e accompagnatrice di classi nella sezione didattica della Pinacoteca di Brera. Un uomo straordinario che ha accettato di commentare il codice di Barlaam e Josaphat della Braidense in un volume che possediamo e che si trova negli scaffali di biblioteconomia della Braidense, edito da Scheiwiller. Grazie, dottor Bertelli, e pensate a questa storia che questo incontro vi farà amare. Una storia per registi, per scrittori, per poeti, per bambini, per adulti, per tutti. Sono particolarmente felice oggi perché parlo di un codice della Braidense, della Biblioteca di Brera, di straordinaria bellezza, di un codice che ha le qualità estetiche per sedurre il grande pubblico e un testo che ha in sé le meraviglie di una fiaba e la potenza straordinaria di entrare nell'immaginario collettivo, in popolazioni, in culture differenti. Grazie al potere della Braidense, alla sua bellezza naturalmente, e al fascino senza tempo della leggenda di Barlaam e Josaphat, questo incontro dei gioielli della Braidense avrà due voci in più, due voci autorevoli, quella del professor Cesaretti e quella del professor Barbieri. Io farò un po' da filo conduttore a raccontarvi questa storia che è entrata nel sistema sanguigno della cultura europea con un'autenticità che la polvere, i viaggi nel deserto, attraverso le montagne, non sono riusciti a spegnere. Io vorrei cominciare facendovi vedere una pagina di questo codice della Braidense. Una pagina in cui il miniatore, un miniatore della seconda metà del XV secolo, vi mostra una scena dolcissima. Un giovane principe raggiunge finalmente, fuggendo dalla prigione dorata che il padre aveva costruito intorno a lui, un eremita, un vecchio eremita. E i due si abbracciano in quello che dovrebbe essere un deserto, ma il miniatore della seconda metà del 400 non conosce il deserto e può al più rappresentare qualche roccia, sassolini sparsi, una città lontana. Questo abbraccio in un luogo di solitudine è per me di grande commozione. Già è uno straordinario archetipo. Un vecchio, un giovane, che si trovano finalmente, dopo aver passato tante traversie, e si abbracciano affettuosamente. Il tema è quello della vita anacoretica, cioè isolata dalla grande comunità, ma che nel suo isolamento non esclude la parte più preziosa della comunicazione, che è l'affetto. E quindi, per proseguire su questo tema, vi faccio vedere un capitello
un capitello ben più antico del codice della Braidense, che si trova in un posto incantato, la Basilica della Madeleine a Vézelay, in Borgogna, capolavoro del romanico. In questo capitello due santi della Tebaide, quindi della Valle del Nilo, due santi anacoreti, si trovano finalmente insieme, si riconoscono amici e si spartiscono un grande pane. La Tebaide, gli eremiti, questa eterna presenza nella filosofia e nel sentire la vita dei due momenti, il vivere insieme e il meditare in solitudine. È un tema fondamentale per la nostra etica e anche con risultati estetici di straordinaria bellezza. Così, se questo capitello ci riporta a un medioevo lontano, questo dipinto, che ancora oggi incanta il pubblico degli Uffizi, è forse la visione più accostante, ma anche più gentile e tenera della Tebaide. Sono eremiti quelli che vivono tra le rocce, ma si aiutano tra di loro. Nella parte sinistra, in alto, vedete un giovane che porta su una carriola un vecchio anacoreta. E vedrete bravi eremiti che zappano insieme il loro orticello e altri che si ritrovano e di nuovo affettuosamente si abbracciano. E là in alto, sulla destra, un anacoreta deve resistere alla tentazione della carne. E così vedete una bella fanciulla vestita in rosso che poi se ne va mesta, rivelando con delle cornine che si fanno evidenti sul suo capo di essere un'inviata del demonio. Queste scene di Tebaide hanno incantato persino un cinico fin de siècle come Anatole France, che certo non era un credente, ma che resta emozionato dalla purezza di questo universo. Questa riflessione sul mondo della solitudine e sul rapporto tra la povertà e la ricchezza, tra la città e il deserto, è uno dei motivi del grande fascino del testo e del codice, perché la storia, come a breve vedremo, comincia con un giovane figlio di re. Un figlio di re nato quando il re è molto vecchio. Anche questo è uno degli archetipi della fiaba più ricorrenti. Un figlio tanto desiderato che finalmente, quando nasce, il padre chiede ai savi del regno di fare l'oroscopo di questo erede tanto desiderato e finalmente giunto. E i savi, tutti d'accordo, dicono: sarà un bambino meraviglioso, bellissimo. Solo uno dei savi afferma: attenzione, io non posso parlare. Perché? Chiede il re. Perché questo bambino diventerà cristiano. E tutta la storia, che ha tante versioni, che è passata di paese in paese, di lingua in lingua, è la vicenda di questo principe che, allontanatosi dall'affetto paterno, l'affetto che è protettivo ma che tiene prigionieri, riesce a raggiungere il vero padre, che è in qualche modo Barlaam, il vecchio eremita. I due si ricongiungono e sono insieme nel nostro codice braidense sotto questa capanna. E qui vedete Barlaam che si accorge della morte del giovane Josaphat. I due muoiono insieme, quasi a siglare questa affinità che va al di là delle generazioni, che va al di là delle classi sociali.
muoiono insieme ed è una morte di un profumo. Lo dice proprio il testo. Corpi odorosi, che sembra parlare di paradiso. E la fase successiva è proprio quella della sepoltura insieme dei due corpi. E quello che mi sembra strano, ma io credo che la vita offra sempre queste meravigliose sorprese, è che questo codice racconti questa vicenda dell'anima, questa storia dell'anima, presso una corte dove protagonista è questa signora che tutto ci sembra, tranne che spirituale. Si chiama Bona di Savoia, è la moglie di Galeazzo Maria Sforza e sarà la madre di Gian Galeazzo. Il suo nome è iscritto nel primo foglio del codice braidense. Come ha potuto una grandama di cui vediamo l'impietoso doppiamento e l'eleganza appassionarsi ad una storia che racconta della vera vita, in cui la ricchezza non ha alcuna importanza? È la complessità dell'esistere. Ecco qui il nome di Bona che, non dimentichiamolo, veniva dalla Savoia. Questo è importante per capire anche la qualità delle miniature del nostro codice. Lo stemma sforzesco divide le due sillabe del nome Bona e il testo è perfettamente leggibile, scritto in scrittura umanistica rotonda. È un codice della seconda metà del 400, quindi un piacevolissimo frutto dell'autunno dei manoscritti, quando ormai la stampa sta prendendo piede. Della vicenda di Barlaam e Josaphat sentirete parlare ancora da me, ma soprattutto dai due autorevoli ospiti che saranno con me. Io vi dico solo, vi anticipo, che questa vicenda di Barlaam e Josaphat ha avuto un successo forse inspiegabile in un mondo che non conosce la pubblicità, che non conosce i media. Un successo interclassista, come dicevamo. Tanto che la Braidense possiede anche questo libro a stampa che ha inizio con questa bella xilografia dove da una parte a sinistra è il giovane Josaphat con scarpe che sono ormai diventate le scarpe del primo Cinquecento e dall'altra parte il vecchio Barlaam vestito di pelli d'animale che vive nel deserto, il tutto in un bel palazzo. È una versione cinquecentesca della vita di San Josaphat che si trova nella sala cosiddetta teologica della biblioteca braidense e che apparteneva al fondo dei gesuiti. Uno di quei libretti che circolavano in occasione delle sacre rappresentazioni. Ma siccome io non sono un'esperta di manoscritti e posso parlarvi di queste cose con la passione e l'audacia dell'ignoranza appassionata, vorrei rendere omaggio a un curioso personaggio dell'Inghilterra vittoriana che si chiamava Joseph Jacobs e che nel 1895-96 pubblica una edizione delle storie di origine indiana, facendo una bella raccolta di racconti di origine extraeuropea e proponendoli alla letteratura popolare.
Lui era di origine ebraica e la meraviglia vera della storia di Balaam e Josafat è che è come se tutte le religioni si ascoltassero per una volta. Nessuna avesse il desiderio di sovrapporsi all'altra. Tanto che, pensate, questa è l'immagine che decora la versione vittoriana, moderna, della fiaba, della leggenda di Balaam e Josafat, una versione preraffaellita. Il giovane principe sembra uscito da un dipinto di Burne Jones e il vecchio Balaam è diventato una misteriosa figura di sciamano vaticinante. Siamo ormai in età moderna, va ricordato che Thomas Mann, Hermann Hesse naturalmente, attingeranno a piene mani a questa storia delle storie che poi rinasce costantemente al cinema, nella musica e soprattutto nella nostra fantasia. La leggenda di cui stiamo parlando ha una tradizione tutta occidentale, soprattutto grazie alla mediazione di Jacopo da Varazze. Jacopo da Varazze, domenicano, introduce il testo nella Leggenda Aurea, che è la più grossa raccolta di testi agiografici del tardo medioevo latino, e attraverso questa presenza la leggenda si afferma appunto in modo forte anche in Occidente, con una serie di versioni però diverse che trasmigrano ben presto anche nelle lingue volgari. Già Don Giuseppe De Luca, nella sua celebre raccolta di scritti, di testi della tradizione spirituale italiana del tardo medioevo, aveva inserito proprio alcune pagine pregnanti di questa leggenda, le pagine proprio in cui il principe riceve in custodia una metà del regno e inizia a immaginare un modo nuovo di governo per questo regno. E Don Giuseppe De Luca ha usato queste pagine per significare un certo modello di re cristiano. La cosa è estremamente interessante e capiremo tra poco perché. Questa ricca tradizione testuale si manifesta, ed è l'oggetto a cui vorrei accennare, nella produzione fiorentina della seconda metà del 400 delle sacre rappresentazioni. Le sacre rappresentazioni sono dei testi teatrali, naturalmente di teatro sacro, venivano spesso messe in scena anche nelle chiese, e hanno una caratteristica particolare, quella di essere redatte in versi e in particolare in ottave, per cui le battute sono suddivise appunto conservando però la struttura metrica dell'ottava. Inoltre queste sacre rappresentazioni sono state messe a stampa, per questo le conosciamo, perché sennò sarebbero dei testi effimeri, tradizione di questi testi, peraltro di solito piuttosto rari, è estremamente significativa anche dal punto di vista storico-culturale. In particolare, la leggenda è stata scritta in versi, per essere rappresentata, da Bernardo Pulci. Bernardo Pulci, siamo nella Firenze, tra gli anni 30 del 400 e gli anni 80 dello stesso secolo, è fratello naturalmente di Luigi Pulci, ed è soprattutto autore però di testi sacri, testi in versi di argomento sacro. La sacra rappresentazione sappiamo che è stata messa in scena nel 1474 nella chiesa di San Marco ed è senz'altro collegata a una sorta di tentativo encomiastico verso la famiglia dei Medici. Ed è facile comprendere perché. Faccio riferimento appunto a quella scelta di Don Giuseppe De Luca
circa il valore così di modello politico di re cristiano, per comprendere come l'allusione alla capacità di gestire in un modo nuovo, diverso, ad esempio pieno di attenzione verso i poveri, del potere, fosse un'indicazione chiara di un modello al quale anche la nascente signoria fiorentina doveva rifarsi. Quindi questo testo ha avuto una natura performativa alla sua origine, che per fortuna però non è finita nella rappresentazione che ne è stata fatta, ma poi ha continuato fino ad essere poi messo a stampa, e la più antica edizione a stampa che conosciamo data alla metà degli anni 90 del 400, è frutto del tipografo Miscomini, che appunto a Firenze la pubblica assieme a molte altre sacre rappresentazioni che si rifanno quasi sempre a testi o biblici o più comunemente agiografici. Questo gruppo delle sacre rappresentazioni fiorentine, oltre a caratterizzarsi, dicevo, per l'uso di una particolare forma metrica, che è quella dell'ottava, si caratterizza anche per altre specifiche, diciamo così, più legate proprio alla produzione tipografica, al mondo del libro in quanto tale. Sono sempre edizioni in quarto, di poche carte, nel caso della rappresentazione di cui stiamo parlando, sono solo 8 carte, sono sempre stampate in carattere romano e non in gotico, hanno quasi sempre una raffigurazione dell'angelo nella prima pagina, perché fanno riferimento a un modello proprio di compagnie che mettevano in scena queste sacre rappresentazioni e che venivano chiamate compagnie dell'angelo. Ma sono anche accompagnate da illustrazioni. Qua ne vediamo ad esempio una di tipica scuola fiorentina, riconoscete quella cornice particolare che la adorna, e riconoscete anche il tratto particolarmente elegante che caratterizza appunto questa serie di illustrazioni. Naturalmente non dobbiamo immaginarci che le illustrazioni fossero realizzate sempre ad hoc per ogni singola opera. Spesso sono, come già Max Sander ad esempio e soprattutto Paul Christeller hanno documentato, si tratta di illustrazioni che vengono riprese da un'edizione all'altra, scambiandole e riciclandole in qualche modo. È però un segno di un altro modo, diciamo così, in cui questa tradizione si trasmette, cioè una tradizione culturale che si trasmette è sempre un transfer culturale, è sempre un passaggio di conoscenze che prende talvolta a prestito, come è accaduto proprio per la leggenda di cui stiamo parlando, delle storie precedenti per raccontarle in un altro modo e per adattarle appunto a una realtà nuova. Ecco l'avvio di questo splendido codice. Le prime parole sono scritte in rosso, quindi utilizzando il prezioso minio. Siamo qui nella prima carta con bordura floreale, e nella parte inferiore ecco le lettere Bona suddivise appunto dallo stemma degli Sforza. Sotto le lettere che compongono il nome di Bona vedrete la definizione Uxor Galeazzi. Fu aggiunta a penna dal bibliotecario del conte Pertusati, dalla cui biblioteca proviene questo codice che appartiene ora alla biblioteca braidense. Eccolo qui, Uxor Galeazzi. Questa è un'immagine che rappresenta la miracolosa nascita di Josafat. La regina, e mantiene la corona anche nel letto in cui partorisce, si stringe alla guancia il pupetto. I savi, in alto, sulla sinistra, stanno controllando l'oroscopo del neonato, mentre l'ancella, in cucina, prepara cibi che possano ristorare la puerpera. Si alternano spazi interni e spazi esterni. È una tipologia che si ritrova frequentemente
nella miniatura lombarda, soprattutto nei celebri Taquina Sanitatis. E abbiamo così questa particolare visione di un interno di cucina con tanto di cappa di camino e con catena che regge il bacino. I colori sono, lo vedete, colori splendidi, in particolare l'azzurro. Arriviamo qui alla corte del re che ascolta l'oroscopo dei savi. Fuori dalla stanza dove il re ascolta i vaticini, il cane attende. La prospettiva è una prospettiva irregolare, direi pensata per rendere più fruibile il racconto, in una commistione di invenzione e di realtà, che sa mescolare sapori di fiaba con la particolare verosimiglianza della letteratura che vuole comunicare storia sacra. I paesaggi del codice sono tutti composti da alberi frondosi e con città sullo sfondo, cieli leggermente puntinati. Il giovane Josafat verrà inserito, secondo il vaticinio del mago più esperto, in una città incantata. Intanto ecco ancora un'immagine della corte in cui non manca una figuretta così popolare nel XV secolo, un nano. E naturalmente il codice dà anche l'occasione per studiare i costumi del XV secolo. Il miniatore ce la mette tutta per farci capire che siamo nelle lontane Indie e quindi guardate i copricapi che rinviano ai copricapi degli imperatori bizantini o strani copricapi a cono mozzato che fanno piuttosto pensare al mondo giudaico. Siamo insomma lontano, lontano nel tempo e nello spazio. E i cieli hanno questa profondità, orizzonti chiari e la parte superiore più scura. Ecco che arriva il costruttore della città e questa città avrà una peculiarità ben precisa che vi leggerò. E quando ello, cioè Josafat, passerà per la città, non sia vecchio né vecchia, cieco, zoppo, né stropiato né infermo de qualunque infermità voglia si sia, il quale ardisca de comparire né a uscio né a finestra per niuna casone. E tutti li belli giovani et belle giovane, senza difetto né magia alcuna, debbano stare per le contrate agli usci et alle finestre, cantando, sonando, ballando e facendo grandissime feste per la venuta del suo unico figliolo Josafat. Questa la il mondo meraviglioso che viene preparato per il figlio del re, il figlio prediletto che non dovrà conoscere il male, niente vecchiaia, niente dolore. Una lunga serie di miniature mostra le decisioni del sovrano, sempre ben riconoscibile per la corona che porta in testa, mentre Josafat, in maniera un po' incongrua, ha già una croce prefiguratrice sul petto. Ma ecco il primo fondamentale incontro. Josafat sente, come si dice, odore di bruciato. Forse questa città meravigliosa che gli è stata costruita intorno non è tutto il mondo possibile e riesce a convincere il suo precettore della necessità di uscire dalla sua condizione di totale felicità. E durante le numerose passeggiate rubate alla volontà del dispotico padre, Josafat incontra, tra gli altri, due personaggi che vedete in questa miniatura. E andando, Josafat per la pianura, con grandissimo piacere,
passò per una via presso una fontana, nella quale erano due uomini vecchi, uno cieco e l'altro leproso, li quali domandavano elemosina. Vedendo Iosafat questi due uomini, presto ritiene il cavallo, et cavaliero suo compagno, et molto si meravigliava, non avendo mai più veduto tali uomini, et disse ad uno cavaliero: che uomini sono questi, tanti bruti e così contrafatti? Rispose il cavaliero dicendo: signore, questi sono uomini come noi, ma l'uno è cieco e l'altro è leproso. Disse Iosafat: non nascono tutti gli uomini sani et illuminati? E rispose il cavaliero: signore, l'uomo nasce cieco, zoppo, assidrato et manco, bello, bruto, secondo la volontà di Dio. E il cieco è nato ad questo modo, la cagione non si sa. E il leproso è nato sano, ma poi, per mala natura o per troppo mangiare o per cattivi cibi, è incorso in questa infermitate. Iosafat disse: potrebbe accadere questa infermità a uno dei noi doi? Rispose il cavaliero: molti uomini nascono sani e poi gli viene questa o altra infermità, e così potrebbe venire ad uno come ad l'altro, a voi e a me e ad alcuna persona. Et molto è tenuto a ringraziare Dio colui il quale è sano e senza difetto. Naturalmente il miniatore, che lavora al finire del XV secolo, nella stagione più matura, ormai quasi autunnale, del tardo gotico, non sa rappresentare in maniera veramente drammatica il cieco e il lebroso. Li rappresenta certo esili, ma questa storia di Barlam e Iosafat, che arriva da un mondo di vento che cuoce le carni, di pelli aduste e poi assiderate, viene qui raccontata con il garbo di una fiaba remota. E tutto questo ci fa capire anche come parole e immagini si accostino e si allontanino nel fluire del tempo. Iosafat era andato a caccia, aveva voluto godere dei piaceri venatori ed ecco il levriero lassù. E guardate dietro gli alberi, spuntano occhietti curiosi, ce ne sono spessissimo nelle miniature del codice, ad indicare la diversità di Iosafat, che è oggetto di scandalo. La corte si domanda cosa succederà di lui. Ed ecco finalmente l'altro protagonista. Barlam è l'eremita, che trascorre la sua vita pensando soltanto alla fine della vita, cioè alla morte, quindi conscio in ogni attimo del suo esistere che la fine è comunque parte della vita. A lui appare un angioletto grassoccio, anche qui ingentilito dall'anonimo miniatore del codice, che gli dice: Iosafat è un giovane sensibile e benché appartenga a questo universo in fondo così lontano, così privilegiato, è il più adatto a comprendere il tuo stato d'animo, il tuo modo di essere. Guardate l'incontro di Iosafat e qui. Questa è un'altra miniatura deliziosa. Il precettore che il vecchio re ha messo accanto a questo figlio così problematico
scandalizzato e soprattutto preoccupato di essere venuto meno al compito che il suo re potentissimo gli aveva affidato, cade, oggi diremmo, in depressione. Come fare a tenere sotto chiave questo principe che tutto vuol conoscere? Il povero precettore si ammala ed un dottore, con un bel copricapo appunto da medico, va a tastargli il polso. Tutto è pronto per cercare di rimetterlo in forze, là in fondo del vino, un frutto, forse un dolce in quella scatoletta circolare, e lo stesso dottore appare di nuovo fuori dalla stanza mentre controlla le urine del povero malato. Insomma, una diagnosi che mostra la condizione, fra l'altro la situazione della medicina in quel tempo. Cagnolini ovunque, e anche qui una deliziosa compresenza di elementi del primo umanesimo, la bifora in alto a sinistra, ed elementi ancora squisitamente gotici. Il re ha sospetto che qualcosa stia succedendo a questo figlio così controllato. C'è qualcosa che non va, troppe uscite, e poi probabilmente, e questo lo aggiungo io, negli occhi degli strani dubbi. Il re manda in giro i suoi soldati, i suoi sgherri, per cercare di capire chi ha messo queste idee in testa al suo erede. Ha sentito parlare di uno strano Barlam, un personaggio pericoloso. Gli sgherri vanno nella foresta intorno alla reggia e recuperano soltanto due vecchi eremiti, due vecchi monaci, che hanno due scarselle sul petto. Ebbene, il testo ci dice che queste scarselle sono in realtà piene di ossa di morto. Sono un memento mori ambulante. Vengono portati davanti al re, che li giudica e, come vedremo, li farà giustiziare. Anche qui, per alleggerire questa immagine così efficace, che fa pensare alle danze macabre medievali o all'antica storia dei tre vivi e dei tre morti, connessa in qualche modo alla storia di Barlam e Josafat, il miniatore mette un damigello nano di bassa statura con levriero. Guardate com'è elegante questa scrittura umanistica. Ed ecco la scena più cruda. I due monaci vengono condannati alla decollazione e le loro teste vengono addirittura inalberate su due picche. I cortigiani guardano dalla finestra, ma Josafat, che ormai ha compreso il messaggio, assiste alla scena spaventosa con la postura della melancolia, appoggiando la guancia sulla mano. Nulla può fare per il momento davanti alla violenza. A questo punto il re padre si gioca una carta decisiva. Per riportare Josafat sulla buona strada bisogna trovare una fantina, cioè una fanciulla, così sexy, oggi diremmo, così graziosa e capace da fargli conoscere il demone della lussuria. Josafat sta in realtà leggendo, ma il diavolo tentatore, un diavoletto nero con la coda a ricciolo, gli appare ed eccolo di nuovo lì, questo diavolo, che
cerca di soffiargli nell'orecchio e di fargli capire quanto avvenente sia la bella che il re padre gli mette vicino. Naturalmente, vano sarà il tentativo del re e Josafat resisterà a questa tentazione demoniaca. Piccoli occhi, piccoli nasi, piccole bocche. Intanto Josafat si dedica a ciò che veramente occupa la sua anima, la meditazione. E mentre medita, la sua animula, come una piccola bambola, viene portata in alto da un angelo e la rende presente all'incoronazione della Vergine, che si svolge in alto nei cieli. Deliziosa questa compresenza tra la sfera visibile e terrena, l'architettura, la bifora, l'abito elegante di Josafat, il levriero stupito e quanto si svolge in maniera pur così accostante, poco terribile, nel regno dei cieli. Altra visione, portato in alto dagli angeli, Josafat può vedere le pene che toccano alle anime prave. E in questo contesto di rocce che si fanno improvvisamente speroni, irsuti, ecco i demoni straziare, dilaniare, non solo la femmina in primo piano, ma anche il notabile, ben riconoscibile per il copricapo foderato di pelliccia di vaio, e persino il cattivo monaco. Comincia la strada verso l'interiorità, diciamo latamente la religione, il senso del sacro del nostro Josafat, che a questo punto ha buon diritto, ha sul petto una croce e che benedice, come vedete, tra lo stupore dei cortigiani, gli storpi che accorrono sentendo parlare della sua santità. Alla morte del re padre, il popolo elegge Josafat come sovrano. E qui, ormai Josafat ha fatto la sua scelta. Si è ritirato a vivere nel deserto e, quando spossato da un lungo cammino, si siede vicino a una sorgente d'acqua ed ha per cibo solo delle rape, che vedete nettamente in questa miniatura, svegliandosi dopo un sonno esausto, vede intorno a sé le misteriose creature del deserto. Ed ecco apparire un draghetto, un lupo, persino un unicorno. Unicorno che in molte versioni della leggenda di Josafat ha un ruolo importante e che qui vedete con il suo lungo corno miracoloso. È sempre un deserto così occidentale quello che vediamo, con questi alberelli che terminano curiosamente a gancio, ma l'abito di Josafat è decisamente cambiato. Ed ecco la scena dell'incontro. Finalmente, arrivato nel deserto, Josafat può incontrare
il suo padre spirituale, il vero padre, che è Balaam. Ed ecco, dopo anni di preghiera e di vita santa, i funerali di Josafat. Josafat che muore in fama di santità e in maniera anche qui secondo me così tenera. I secoli che ci hanno preceduto collegavano le reliquie dei santi a un profumo delizioso. Doveva essere un mondo di afrori orribili. Pensate, un mondo senza fogne, senza deodoranti, un mondo, come racconta Süskind, di terribili puzze. E quindi il profumo dei corpi santi diventa un attributo fondamentale. Attratti da questo profumo che è la percezione sensoriale della santità, ecco arrivare gli storpi che sanno che otterranno il miracolo dal corpo santo. Vedete appunto la figura del pellegrino che ha potuto liberarsi delle stampelle, lo vedete sulla sinistra. Le stampelle, le grucce vengono abbandonate a terra e intanto anche gli increduli coi loro cappelli fanno folla con le mani giunte intorno al corpo del principe. L'ultima immagine del codice è veramente iconica. Vi ho detto, Balaam e Josafat muoiono contemporaneamente e i due corpi vengono tenuti vicini in questo miracoloso sarcofago per le cui reliquie, per la cui esistenza, molte chiese entreranno in competizione. Dove sono i veri corpi di Balaam e Josafat? Nei secoli tanti luoghi hanno cercato di attribuirsi queste reliquie miracolose. A noi resta di questa storia questo spazio straordinario, con un'apertura trilobata, una lampada in cui brucia una fiamma di preghiera, e noi vediamo il potere miracoloso di questo luogo, questa volta senza la presenza dell'uomo, della sua fragilità, dei suoi dubbi, delle sue incertezze. Una presenza perentoria di un sarcofago con acroteri classici. In alto il cielo con nuvolette a tratti e ancora i piccoli punti di blu lapislazzulo. L'ingrandimento di queste miniature consente di vedere i pori della pergamena, i pori che contraddistinguono i codici membranacei, cioè che utilizzano la pelle animale, la pergamena appunto, come base scrittoria. Storia utile all'anima, giunta dalle più remote plaghe della terra degli Etiopi, detta anche degli indiani. Così, in gran parte della tradizione manoscritta bizantina, viene intitolata quella che noi conosciamo come la storia di Balaam e Josafat, uno dei più formidabili testi di tutta quanta la tradizione agiografica cristiana, ma in realtà non soltanto cristiana. La titolazione, storia utile all'anima, giunta, eccetera, contiene elementi che sono al contempo
formidabilmente legati alla tradizione bizantina, ma al tempo stesso in qualche modo estranei, allotri, direbbe qualcuno. Storia utile all'anima. Questo è il punto numero uno, il punto che la tradizione bizantina vuole soprattutto sottolineare. La storia edifica, la storia non è solo piacevole, la storia giova in prospettiva spirituale. E questo è tipicamente bizantino. Ma per converso, questa storia così edificante, così utile all'anima, è anche una storia giunta da lontano. È una storia giunta dalla terra degli Etiopi, detta anche degli Indiani. L'identificazione tra Etiopi e Indiani aveva una lunga storia nella tradizione antica, di cui Bisanzio è da tanti punti di vista l'erede. Ma quello che soprattutto conta e che colpisce lo studioso è che questo è uno dei rari casi nei quali la tradizione bizantina si dimostra ricettiva nei confronti di elementi che provengono da fuori e in modo particolare che provengono da Oriente. Il nostro Giacomo Leopardi, in pagine memorabili del suo Zibaldone, aveva sottolineato questa caratteristica, questa specificità della cultura bizantina nel lungo periodo che va dai padri della Chiesa del IV secolo d.C. fino ai grandi ispiratori dell'umanesimo e del Rinascimento occidentale, come per esempio Giorgio Gemisto Platone, cui Leopardi stesso dedicò pagine importanti. Che cosa sottolinea Leopardi? Leopardi sottolinea come la formidabile continuità di questa tradizione culturale è una continuità radiante. L'eredità greca, fusa con la tradizione statuale imperiale romana e innervate della tradizione religiosa cristiana, producono una sorta di unicum che è in qualche misura refrattario a ricevere influssi da fuori e che invece, come una sorta di magnete, ecco, attira continuamente verso il suo cuore gli elementi fondanti della sua identità e li restituisce copiosamente all'esterno. La cultura occidentale, la cultura anche araba, da tanti punti di vista, ricevono dalla cultura bizantina molto più di quanto non diano. È solo negli ultimi secoli che Bisanzio importa da fuori, traduce da fuori. Il suo compito culturale nei lunghi secoli del Medioevo è quello di dare, è quello di irradiare. Quando Bisanzio riceve, e accade di rado, è nel segno dell'eccellenza. Accade nel caso della leggenda di Sinbad, che a Bisanzio diventa la storia di Sintipa. Accade soprattutto nel caso della leggenda del Buddha, che a Bisanzio non giunge direttamente, che ne dica il titolo, dalla terra degli Etiopi, detta anche degli Indiani, non giunge direttamente dall'India, ma giunge attraverso dei filtri, delle mediazioni culturali. Prima fra tutte quella araba, di fine VIII secolo, e in seguito fondamentale quella georgiana, da datarsi tra il IX e il X secolo, nella quale per la prima volta la storia del Buddha, la storia del principe eletto, che un padre premuroso si cura di proteggere da tutti i mali, da tutte le malattie, da tutte le insidie del mondo, diventa una fiaba iniziatica cristiana. Accanto al protagonista, Bodhisattva, Buddhasaf, Yoasaf, poi nella tradizione bizantina, già la versione araba, non cristiana, aveva inserito una figura di mediazione, una figura di trasformazione, una figura di edificazione, che nella versione bizantina è il coprotagonista insieme a Yoasaf ed è il monaco
Barlaam o Varlaam, che dir si voglia, con la fonetica che usavano i bizantini e che ritroviamo ancora nel mondo slavo. La datazione dell'opera è stata a lungo oggetto di controversia tra gli studiosi, ma le più recenti e autorevoli ricerche ci dimostrano, inoppugnabilmente aggiungerei, che questa versione, che questa non solo cristianizzazione, perché già i georgiani avevano provveduto alla cristianizzazione, ma questa bizantinizzazione della leggenda del Buddha, che è poi la versione irradiante per tutti i successivi sviluppi, non solo nel mondo slavo, ma anche e soprattutto nell'Occidente, con una formidabile tradizione sia letteraria, sia teatrale, sia artistica, questa bizantinizzazione, dicevo, accadde nell'ultima metà del X secolo, diciamo largamente intesa nella seconda metà del X secolo, e accadde in una fondazione monastica allora relativamente recente, che era la famosa fondazione del Monte Athos. Furono in modo particolare dei monaci di tradizione di cultura georgiana, tradizione che ancora sopravvive nel famoso monastero Iviron del Monte Athos. Iviron altro non vuol dire che degli Iberi, e gli Iberi sono i georgiani. Dicevo, questa comunità monastica espresse figure di grande rilievo, tra i quali il monaco Eutimio, che fu una formidabile figura di, diremmo oggi, mediatore culturale. Il termine non mi piace, ma lo accettiamo lo stesso. Eutimio, formato nelle migliori scuole di Costantinopoli, elemento di spicco dell'élite culturale georgiana, che cosa fece? Beh, in omaggio alla caratteristica donante della cultura bizantina, tradusse in georgiano numerosissimi trattati teologici bizantini e tradusse in greco bizantino solo due opere provenienti invece dalla sua tradizione culturale georgiana. Una di queste è per l'appunto la base del suo bizantinissimo Varlaam e Yoasaf. Nella lunga tradizione di studi, di letture, di commenti relativi alla storia di Varlaam e Yoasaf, che ha riguardato non solo studiosi della letteratura bizantina, ma ha riguardato anche grandi personaggi della storia della letteratura e della cultura, per esempio Tolstoi, ma non è stato il solo. In questa lunga storia vi è stato chi ha voluto leggere la vicenda di Varlaam e Yoasaf anche come un romanzo. Ora, un romanzo, per essere tale, ha certamente bisogno di personaggi ed è, a mio avviso, degno di nota il fatto che intorno alla vicenda di trasformazione, di conversione al cristianesimo di Yoasaf, al suo successo nei confronti del padre, al suo incontro col monaco Varlaam, intorno a tutti questi personaggi, che sono i personaggi principali, troviamo anche una serie di personaggi minori, che però sono utili ai fini della narrazione e che per il lettore accorto, capace, diciamo così, di cogliere anche alcuni tranelli, alcune trappole che spesso sono disseminate nei testi bizantini, possono riservare delle interessanti sorprese. Vi è per esempio una sorta di stregone, il quale poi viene a essere paradossalmente, in modo del tutto inaspettato, funzionale al successo del cristianesimo impersonato da Varlaam e Yoasaf. Beh, questo stregone si chiama Nahor, e in questo Nahor possiamo trovare in qualche modo un'allusione al termine greco anachoritis, che vuol dire anacoreta,
e in effetti poi diventerà anch'egli funzionale al successo del cristianesimo. Quando il re Abner vuole impedire a Joasaf o vuole ostacolare il suo progetto di trasformazione spirituale, elabora delle trame, tesse delle trame con un suo consigliere, eccolo in questa miniatura del XIV secolo, lo vediamo abbigliato con un turbante, no? Tipicamente esotico. Questo consigliere si chiama Araches e una delle sue principali occupazioni è quella di complottare, di tessere delle trame di inganni. Beh, Araches è vicinissimo al termine greco arachne, che vuol dire ragno, no? Per cui il lettore può anche trovare, come dire, in questi nomi quasi una allusione rispetto alla loro funzione nella storia. Ma tra tutti questi personaggi forse il più memorabile è un personaggio che resta anonimo e che è definito nel testo come il guaritore dei discorsi, il guaritore dei discorsi, che ha una importante funzione nel testo. E come si presenta il guaritore dei discorsi? Dice che se per caso avviene che venga riscontrata ferita o infermità in parole o conversazioni, con appropriati farmaci io saprò guarirla, sì che il male non abbia a diffondersi ulteriormente. Non è un guaritore della psiche, è un guaritore delle parole, è un guaritore dei discorsi. Forse nella nostra epoca, nella quale tante parole sono usate spesso in modo improprio, questa presenza che attraverso il filtro della elaborazione culturale bizantina ci arriva da così lontano nel tempo e nello spazio, forse questa figura ha qualcosa da dirci anche oggi. La vera morale di tutto quello che avete sentito è che le storie hanno un potere che va al di là della volontà di ciascuno di noi. Le storie, i modelli della narrazione sono quelli che dominano il nostro immaginario, quello che forse freudianamente possiamo chiamare il nostro inconscio. Io ho cercato con questa iniziativa di farvi vedere quanto le biblioteche offrano la Biblioteca Braidense, ma anche le altre biblioteche milanesi. Della vicenda di Barlam e Josafat esistono straordinari esemplari nelle più importanti biblioteche di Milano, la Trivulziana, ma anche la Biblioteca Ambrosiana. E poi troverete online dei siti splendidi che vi racconteranno come questa leggenda abbia ispirato artisti che hanno utilizzato episodi della vicenda nel portale del Battistero di Parma e, tra l'altro, nel pavimento a mosaico della Cattedrale di Otranto. Grazie a tutti per l'ascolto e venite a visitare la Braidense.